Cominciamo la nostra ricetta tostando le mandorle. Io ho fatto 100 grammi, potete fare anche meno. E quasi mi si stavano bruciando. Li lasciamo da parte e in un bowl mettiamo 200 ml di panna da montare bella fredda. Tirate fuori tutto perché il grasso è quello più duro. Così monterà benissimo. E cominciamo a montare. Dovrete ottenere questo risultato. Come vedete è già bella soda. E adesso aggiungiamo il latte condensato. Questo gli darà più volume e anche lo zucchero. Ho fatto meno di una lattina, perché la lattina ne ha un po' di più. E mescoliamo. Adesso vado ad aggiungere l'essenza di mandorle. E anche del latte. Il nostro composto dovrà andare in frigo per 4 ore. Nel frattempo vado anche a triturare le mandorle. Io le ho triturate grossolanamente, ma se a voi dà fastidio questo nel gelato lo potete fare molto più fine. Le mie le ho lasciate così. Passiamo adesso alla gelatiera. La mia l'ho tenuta in freezer, la base, come potete vedere, 24 ore, così lavorerà bene. Adesso le vado a mettere il coperchio e la metto in funzione. Dovete sempre metterla in funzione e poi mettere il gelato, mai prima, perché altrimenti con le pareti fredde si farebbe un blocco subito. Adesso siamo pronti per mettere il nostro gelato. Sono più o meno 650 ml di prodotto. Piano piano mettiamo il nostro gelato e lei farà il resto del lavoro per 40-45 minuti. Ecco, qui ha già finito, c'era un caldo pazzesco. Però comunque l'ho tirato fuori così perché dovevo aggiungere adesso le mandorle e anche dei pezzettini di biscotti perché io sono troppo golosa. Ecco, vi faccio vedere le mandorle che sono tantissime e vado ad aggiungere anche dei pezzettini di biscotti. Questi possono essere integrali, normali, quelli che a voi piacciono di più. E mescoliamo il tutto. Più che un gelato sembra un semifreddo, ma credetemi, il sapore è eccezionale. Adesso questo io lo andrò a mettere in freezer fino al giorno dopo. Ecco qua il risultato il giorno dopo. Guardate questo gelato quanto è cremoso e quanti pezzettini di mandorle e biscotto. Una bontà! Se lo volete comunque fare senza la gelatiera, non dovete fare altro che questo composto ogni 45 minuti rigirarlo con una forchetta. Punto. Semplicissimo. Sicuramente il gelato è calorico, ma una volta ogni tanto non ci fa male. Questo gelato alla mandorla è quello che preferisco, uno dei miei preferiti. Nella prossima ricetta vedremo metto tutto l'aglio nel barattolo, chiudo per bene e